Sanremo 2019 polemiche, proteste, esclusi. Festival Canzone Italiana non c'è Sanremo senza le polemiche. Puntuali ogni anno, fin dalla prima edizione, attorno al Festival della Canzone Italiana si concentrano mugugni e lamentele. Dalle proteste dei concorrenti esclusi dalla competizione, a quella di lavoratori di diversi settori che approfittano della grande visibilità della kermesse per portare all'attenzione di cittadini e istituzioni questioni sindacali. Non mancano mai accuse di plagio nei confronti di alcune canzoni in gara, come anche immense discussioni relative ai compensi, ritenuti sempre eccessivi, destinati ai vari conduttori, al direttore artistico e agli ospiti internazionali. Anche la 69esima edizione di Sanremo, quella del 2019, non è ovviamente esente da critiche e polemiche di vario tipo. Sanremo 2019 polemiche. Aggiornamento 04 gennaio 2019. Pier Davide Carone attacca Baglioni: mi ha deluso. Pier Davide Carone è uno degli esclusi eccellenti dal Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano si era presentato alle selezioni assieme ai Dear Jack, con una canzone molto impegnata. Il titolo è Caramelle e nel testo si affronta duramente il tema della pedofilia. Il direttore artistico di Sanremo, Claudio Baglioni, tuttavia non ha ritenuto la canzone sufficientemente valida e ha deciso di escluderla dalla competizione. Carone non l'ha presa affatto bene, dicendosi molto deluso da Baglioni, dal quale si sarebbe aspettato maggiore empatia, visto il tema del brano. Il cantante ha anche lanciato una stoccata: se avessi portato Caramelle con una star della musica, l'avrebbero presa. Sanremo 2019 polemiche. Quando va in onda il Festival della Canzone Italiana? Va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2. Ogni anno, anche a causa dell'alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po' prima rispetto alle normali trasmissioni della sera, intorno alle 20:30, subito dopo il telegiornale. Sanremo 2019 polemiche, streaming e diretta TV. Il Festival di Sanremo viene trasmesso ogni sera, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, in prima serata su Rai 1. L'evento, in chiaro e in diretta, è completamente gratuito. Per chi non riesce a seguire il festival in televisione, ci sono anche diverse strade alternative a guardare lo spettacolo in streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay, anch'essa completamente gratuita. È necessario però registrarsi, oppure tramite la diretta radio di Rai Radio 2 su RaiPlay. Inoltre, nei giorni successivi alla messa in onda è possibile rivedere in differita le puntate intere di Sanremo, oltre a singole clip. Sanremo 2019 polemiche, cantanti in gara. Uno dei più grandi cambiamenti dell'edizione numero 69 del Festival di Sanremo riguarda il numero dei cantanti in gara. Nel 2018 erano stati 20, nel 2019 diventano 24. I nomi degli artisti che si sfidano a colpi di musica sull'Ariston sono stati resi noti durante le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda il 20 e il 21 dicembre 2018. Altra novità: tra i big in gara ci sono anche i vincitori delle due serate speciali di dicembre, dedicati a quelle che fino all'edizione del 2018 venivano chiamate le nuove proposte. Ecco i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2019, con accanto il titolo della canzone che porteranno all'Ariston. Unica eccezione i due giovani, Einar e Mahmood, che dovranno portare un titolo diverso da quello che ha permesso loro di arrivare alla competizione dei big: Federico Carta e Shade, senza farlo apposta. Patti Pravo e Briga, un po' come nella vita Negrita, i ragazzi stanno bene. Daniele Silvestri, Argento Vivo X Otago, solo una canzone. Achille Lauro, Rolls Royce e Arisa, mi sento bene. Francesco Renga, aspetto che torni come da Bash, per un milione. Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood. Mino D'Angelo e Livio Cori, un'altra luce. Paola Turci, L'ultimo ostacolo. Simone Cristicchi, Abbi cura di Mezzo in Circus, L'amore è una dittatura. Ianna Tatangelo, Le nostre anime di Nutte. Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me. Irama, La ragazza col cuore di latta. Ultimo, I tuoi particolari. Nec, Mi farò trovare pronto. Modda, Dov'è l'Italia il volo, Musica che resta. Gammon, Rose e Viola. Mahmood, vincitore di Sanremo Giovani 2018, titolo da definire. Inar, vincitore di Sanremo Giovani 2018, titolo da definire. Sanremo 2019 polemiche, direttore artistico, Claudio Baglioni. Dopo il successo dell'edizione 2018, la prima sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni, il cantautore romano è stato confermato dalla Rai anche per il 2019. Da febbraio c'è stato un vero e proprio corteggiamento, ha confessato nel momento dell'annuncio. A luglio,
il direttore generale della Rai Mario Orfeo, e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica e di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival. Baglioni, classe 1951, nel 2018 ha dimostrato che...